Siamo il consiglio, buonasera a tutti, ricordo che l'accesso da parte del pubblico sarà consentito con mascherina e nei limiti della normativa vigente in tema di distanziamento sociale e livello di assembramento. La seduta sarà audio registrata e nei prossimi giorni ne sarà resa accessibile la registrazione. Diamo il via al consiglio comunale convocato per questa sera. Passo la parola al segretario comunale perché proceda con l'appello. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Procedo con l'appello. Catelli Maria, presente. Bossi Fausto, presente. Navarra Giacomo, presente. Callini Enrica, presente. Mortrasi Gabriele, presente. Corio Elena, presente. Mannino Alessio, presente. Mettemacchi Fabio, presente. Croci Raffaella, Moretti Dario, assente giustificato, Michelon Simona, assente giustificata, Barocchio Marco, Carnesso Paolo, Lomi Walter, Guaglianone Claudia, Pasolino Federico, Stevenazzi Piero. Prego Presidente. Allora, comunico al Consiglio Comunale che è stato invitato a partecipare alla seduta di oggi, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento comunale, il dottor Cisvento, responsabile del settore gestione risorse, per l'eventuale supporto agli argomenti di sua competenza. Passiamo quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno, lettura d'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 28 luglio 2020, atto dal numero 45 al numero 67. Con nota protocollo comunale 13.499 del 5 agosto 2020, i verbali della seduta consiliare del 28 luglio 2020 sono stati trasmessi al gruppo consiliare. Se nessun consigliere ha da fare osservazioni può passare alla votazione. Ok, prego consigliere Gallesso. Allora, a pagina 27, decima riga dall'alto, là dove c'è scritto anche la delibera regionale numero 9 staccato 4717. A pagina 51, stesso errore, ovvero terza riga del fondo, terz'ultima riga, quart'ultima riga, scusate, numero 9, staccato 4717. Approfitto per chiedere anche una cosa. Mi sembra che con il protocollo Covid ci debba essere, almeno avete promesso di rendere disponibile il video del Consiglio Comunale il giorno successivo sul portale del Comune. Già negli scorsi due consigli comunali questo è avvenuto con notevole ritardo, cioè con la prima volta con, mi sembra, 4 giorni di ritardo, la seconda volta con 7 giorni di ritardo. A cosa è dovuto? Allora, questa cosa onestamente consigliere l'ho notata anch'io. Ovviamente sono stati anche messaggi intercorsi tra me e lei, dove lei ne sollecitava la trasmissione. Il motivo è oggettivamente tecnico.
come dire, che la ditta deve ovviamente prendere le immagini, ovviamente hanno un'estensione molto ampia, devono praticamente far diventare tali da essere automaticamente collegati in streaming sul sito, praticamente la devono lavorare perché sennò diventerebbe troppo grosso il file. Ho già sollecitato questa cosa per cercare di abbreviare i tempi, ovviamente essendo una ditta esterna che se ne occupa a questa cosa qui, anch'io mi auguro che i tempi, in maniera tale che le visioni, sia tutta la cittadinanza data tempestivamente, prima possibile, si vedrà quello che si può fare per migliorare questa cosa. Quindi è dovuto alla ditta esterna? Anche. Sì. È quell'anche che... Come vede, la telecamera sta qui e registra. Ovviamente ci sono dei tempi tecnici che noi insieme alla ditta dobbiamo... Cioè, possiamo anche prestarli per far prima, però tecnicamente parlando vi hanno detto che le tempistiche all'incirca sono quelle. Non so se già gli era stato comunicato questa cosa qui. Non ai consiglieri, ma al pubblico. Ah, non si sente, capito. No, la comunicazione non va da... No, adesso gliela do la comunicazione. No, magari mi sono perso qualche passaggio. Al pubblico. Buonasera a tutti. Sia questa volta sia la volta precedente, in effetti, quando il Presidente dà le indicazioni sulla disponibilità delle presenze audio-video, sarà disponibile nei prossimi giorni, proprio perché dopo il primo tentativo di metterlo subito il giorno seguente, come diceva il Presidente, per motivi soprattutto tecnici, non siamo riusciti ad adempiere subito il giorno dopo, perché la ditta esterna ci ha spiegato che il file sicuramente è di lunga elaborazione. Delle nostre possibilità tecniche, anche se la ditta subito ci lavora, però serve proprio qualche giorno, motivo per cui l'informazione che si dà al pubblico è proprio quella che nei prossimi giorni sarà resa disponibile la video registrazione. Grazie. Allora, altri interventi? Ok, allora pertanto possiamo passare alla votazione per l'alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I contrari e gli astenuti. Passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno. Do comunicazioni del sindaco. Do la parola al sindaco e gli altri che procedono a trattare le comunicazioni. Sì, buonasera a tutti. Allora, la prima comunicazione è diretta a un consigliere comunale, l'architetto Carlesso. Riguarda la distribuzione delle mascherine nelle scuole, dopodiché risponderò all'interrogazione dello stesso consigliere e poi risponderemo anche alla mozione che aveva presentato. Ci ho pensato in questi giorni e non ho avuto occasione di vederla io stessa in comune nei giorni scorsi, quindi ve l'avrei anche anticipato. Poi però mi hanno riferito che lei una comunicazione l'ha già fatta. Io le volevo comunicare, invitare nella sua qualità di pubblico ufficiale, essendo lei consigliere comunale, a rivolgersi alla Procura della Repubblica per segnalare atti penalmente rilevanti e reati da lei compiuti legati alla stessa distribuzione nelle scuole. Poi ho saputo però che in commissione bilancio lei stesso dichiarato all'altro della commissione che lei ha fatto un passaggio in procura e quindi ha già fatto la comunicazione e quindi di questo sono soddisfatta. La seconda comunicazione riguarda il tavolo tecnico delle Fornaci. Il tavolo tecnico è stato istituito all'inizio di agosto, si è riunito il 29 settembre alla presenza dei sindaci dei tre comuni, cioè ho presente io il sindaco di Carate, il sindaco di Cassano, ARPA, provincia, ARPA e quattro imprese del territorio che hanno aderito al tavolo. Si è deciso di procedere alla fase A come
quella linea guida della UGR 2018-2012 con la realizzazione di un monitoraggio qualificato coinvolgendo anche i cittadini che diventeranno sentinelle. La procedura sarà decisa nello specifico nei prossimi incontri. Comunico anche che abbiamo portato al tavolo la mozione presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle nel testo emendato nel Consiglio Comunale dello scorso 20 luglio. Con mio decreto numero 21 del 25 settembre ho conferito la delega al consigliere comunale Serafina Serenazzi nella materia delle associazioni del volontariato. Con mio decreto 22 del 25 settembre ho conferito la delega alla consigliere comunale Serafina Serenazzi nella materia dei rapporti con la provincia e gli altri enti. Con mio decreto 23 del 25 settembre ho conferito la delega al consigliere comunale Fagiolino Federico nella materia della gestione delle emergenze e dei rapporti con la protezione civile. Con mio decreto 24 del 25 settembre ho conferito la delega al consigliere comunale Montemarchi Fabio nella materia dei rapporti con l'azienda GEASC e con le partecipate e ho revocato il mio precedente decreto numero 17 del 17 giugno 2019 con il quale ho conferito al consigliere la delega al decoro. Con il mio decreto del 25 settembre ho conferito delega al consigliere comunale signor Montemarchi Fabio nella materia dei bandi per i finanziamenti. Con nota protocollo comunale 678 del 29 settembre, il consigliere comunale della lista Cimpagnano, signor Serenazzi, ha dichiarato di aderire al gruppo consigliare Fratelli d'Italia, allegando contestualmente la dichiarazione di accettazione da parte del suo nuovo gruppo. Con mio decreto del 26 del 2 ottobre ho approvato i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in vigore da oggi. I nuovi orari prevedono per il servizio protocollo ulteriori 3 ore settimanali al pomeriggio, quindi oltre al giovedì pomeriggio sono aperto anche il lunedì pomeriggio. Per i servizi demografici un nuovo orario di apertura al pubblico più uniforme e l'apertura dell'ufficio tutti i sabati del mese, mentre ora era aperto un sabato sì, un sabato no. Questa è la comunicazione. Prego, consigliere Gablessi, guarda che l'ha acceso, ovviamente. Vede, signor Sindaco, anche questa cosa che lei ha detto la dice con estrema leggerezza che non deve essere intrapresa così un argomento così rilevante. E invece lei sfida. Io non ho preso con leggerezza e sono andato a vedere le carte, poi le vedremo. E ho avuto anche delle risposte molto contraddittorie e preoccupanti. E le stesse cose credo che abbiano preoccupato anche il segretario comunale, dalla sua parte, dalla sua competenza. Una risposta in precura non è nulla, non si fa con leggerezza, perché si pensa alle conseguenze che le persone avranno. È un dovere. Probabilmente doveva fare anche qualcun altro prima, ma poi vediamo. Il problema è che lei tutte le cose le intraprende con questa leggerezza ed è inammissibile. Grazie per il riferimento. No, non ho finito. L'esposto non ho ancora consegnato, l'ho preparato. Aspettavo le risposte di questa sera, proprio perché io non faccio le cose con leggerezza, ma devo farlo sul riscontro di tutti i documenti. Bene, allora. Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno. Ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 93 del 3 settembre 2020. Passo la parola all'assessore Rosa Luigi perché procede a registrare la ratifica.
Sì, grazie Presidente. Si tratta di una deliberazione già adottata a suo tempo dalla Giunta Comunale e che deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro i successivi 60 giorni. Si tratta di un decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari in cui viene assegnato al Comune di Fagnano Lona un contributo per l'acquisto dei libri alla sua biblioteca di 10.001,90 euro. Siccome era stato previsto inizialmente un importo di 7.000 euro, siamo a deliberare la variazione di bilancio inerente a questa differenza, che è di 3.000 euro. Grazie. Interventi? Ok, se nessun consiglio da fare osservazioni, passiamo a procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai consiglieri di votare con la di mano, i consiglieri favorevoli, i consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Uno. Come la deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione dell'immediata esecutività, chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare con la di mano. I consiglieri favorevoli, consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Uno. Passiamo quindi a trattare il quarto punto dell'ordine del giorno, ratifica della versione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale 109 del 24 settembre 2020. Passo la parola all'assessore Rosa Luigi perché procede ad illustrare la ratifica. Sì, grazie Presidente. Anche questa è una ratifica di una variazione già deliberata dalla Giunta Comunale e quella relativa alle esumazioni ordinarie. È stato deliberato in Giunta sia la variazione di bilancio che anche l'elenco del prezziario di tutti gli interventi. In Commissione mi era stata fatta anche una domanda relativamente agli importi di questi, ai valori di queste operazioni, abbiamo fatto riferimento anche a gare precedenti e siamo allineati su quelli che sono stati gli esiti delle gare. Questa deliberazione va a incidere sul triennio e per quanto riguarda il 2020 stiamo parlando di 7.200 euro, per quanto riguarda il 2021 123.000 euro, per quanto riguarda il 2022 sono circa 130.000 euro. Grazie. Interventi? Ok. Allora, se nessun consigliere da fare altre osservazioni, possiamo procedere alla votazione. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. In quanto una deliberazione immediatamente esecutiva, occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità, chiedo pertanto ai consiglieri di ricordare la data di mano, i consiglieri favorevoli, i consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Passiamo subito all'esame del quinto punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consigliere solidarietà e progresso Fagnano Bene Comune, signor Paolo Gallese, data 24/9/2020, protocollo comunale numero 16.398 e 16.406, riguardante la distribuzione di mascherine nelle scuole di Fagnano Lona, da parte del sindaco e dell'assessore competente. Come anticipato prima il consigliere Paolo Gallese, l'unica cosa che chiedo per garantire, a fine di non compromettere la professionalità delle aziende, di nella parte della lettura dell'interrogazione stessa di omettere il nome, il nominativo delle aziende che sono interessate. Prego, consigliere Gallese, per la lettura. Dunque, visto l'accesso agli atti presentato dal nostro gruppo il 15/9/2020, protocollo numero 15.835 che si allega, facendo seguito alla risposta pervenuta in data 21/9/2020
numero di protocollo lo stesso che si allega. Tutto ciò premesso, si chiede al sindaco di confermare in questa sede che non sussiste alcun problema di tipo amministrativo nell'aver utilizzato il simbolo, il nome del comune e dell'amministrazione comunale per la distribuzione di mascherine in assenza di alcun atto del comune stesso. Punto numero 2. Non sussiste alcun problema nel manomettere il foglio allegato al prodotto che ne certifica il tipo, l'utilizzo e la manutenzione e il corretto uso. Numero 3. Non sussiste alcun problema nel dichiarare il rispetto delle disposizioni fornite dal dirigente scolastico quando sussistono solo le disposizioni e le linee guida fornite dal Ministero e da ADS. 4. Non sussiste alcun problema nell'aver allegato la stessa certificazione manomessa sia alle mascherine prodotte dalla ditta 1 sia a quelle prodotte dalla ditta 2, ovvero si è allegata la certificazione di una mascherina lavabile a una mascherina chirurgica monouso che teme l'umidità prodotta da un'altra ditta. Per la parola al sindaco e la risposta. Sì, allora per quanto riguarda il primo quesito, lo stemma comunale disciplinato dall'articolo 6,2 del decreto legislativo 267/2000, il quale demanda all'autonomia dell'ente, quindi allo statuto, la sua determinazione con l'eventuale previsione di una sua specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzo dello stesso. Lo statuto del comune di Fagnanodone, articolo 2, si limita a descrivere gli emblemi comunali, mentre il regolamento per la concessione dei patrocini nomina il procedimento di concessione del luogo comunale a soggetti terzi diversi dagli organi comunali. Tanto considerato che consegue che la disciplina richiamata è volta a prevenire un utilizzo improprio dello stemma da parte di enti, associazioni o comunque da soggetti estranei alla sfera istituzionale dell'ente, mentre come più volte espresso numerose pronunce del Ministero dell'Interno, l'uso dello stemma da parte di organi figure istituzionali dell'ente locale sia da considerarsi incompatibile, in quanto lo stemma o l'emblema del comune rappresenta un elemento unitario di identificazione dell'attività di detti organi o figure comunali. Per quanto riguarda i punti 2 e 4, dal momento che i consiglieri comunali Paolo Carlesso, Marco Barocchio e Walter Romi con richiesta di accesso agli atti del 15 settembre allegata all'interrogazione dal consigliere Carlesso, in questo accesso agli atti si indica: invitiamo ad un controllo immediato della situazione che appare molto grave, sia per la possibile pericolosità per la salute degli studenti, oltre che per le possibili irregolarità normative. Nel caso si ravvisasse anche una sola infrazione, invitiamo l'amministrazione a ritirare tutti i prodotti e ad avvertire le autorità competenti. Relativamente alla richiesta del consigliere Carlesso di verificare eventuali elementi penalmente rilevanti inerenti a quesiti nel primo tratto al segretario, nei quali si segnalavano le condotte di manomissione del foglio che viene definito come atto a certificare il tipo, utilizzo, manutenzione e il corretto uso delle mascherine, è stata allegata la certificazione di mascherina lavabile ad una mascherina chirurgica monouso. Per tutte queste segnalazioni che sono state anche riportate in parte nell'interrogazione, si comunica che il segretario comunale dottor Pedace ha investito il comandante della polizia locale di questo comune per gli accertamenti di rispettiva competenza. Per quanto riguarda il terzo quesito, con il quale si chiede se non sussista alcun problema nel tutelare il rispetto delle disposizioni fornite dal dirigente scolastico, si ritiene di non poter pronunciarsi in merito alla conformità o meno delle disposizioni del dirigente scolastico rispetto
alle linee guida citate in quanto materia e le questioni attratte alla competenza statale nel cui ordinamento l'ente locale non ha potestà decisionali o gestionali. Allora, prego per la replica. Signor Sindaco, perché non richiama le risposte dell'accesso agli atti, laddove si dice che c'è stata una manomissione e la manomissione è stata su tutti i fogli allegati, cancellando, appennando il numero di volte che la ditta dichiara consentiti per la mascherina. Perché non richiama quella risposta in cui lei dice che quel certificato è stato fotocopiato e tagliato nella parte inferiore dove c'è scritto che non è un dispositivo medico chirurgico per ragioni di risparmio della carta? Perché non dice quella risposta che è stata data, che il numero 10 volte consentite di lavaggi è stato cancellato perché qualcuno verbalmente gli ha detto che si potevano fare più lavaggi o che in qualche foglio della certificazione c'è scritto che i lavaggi sono maggiori? I lavaggi sono nei fogli che ci avete allegato 10 lavaggio normale a 40 o 60 gradi, 20 con trattamento antibatterico, ma qui non si sta parlando di trattamento antibatterico, si sta parlando di manomissione di un certificato e dato a degli studenti. A voi non appare di una gravità inammissibile una roba di questo genere? Io non so chi ha avuto quest'idea. Secondo me è un irresponsabile. Signor Sindaco, lei si deve prendere la responsabilità di questa cosa. Infatti, lei, guardi che mi lasci finire. Lei, nella risposta finale, dice non c'è alcun problema. Non c'è alcun problema. No, adesso guardi, che cosa mi ha detto di leggere, scusi? Perché non legge, lei nell'interrogazione ha chiesto di leggere, ma sì. Altrimenti doveva scrivere, legga per piacere tutto l'accesso agli atti che abbiamo presentato. Comunque lo leggo tutto adesso. Domanda, tipologia delle mascherine che sono state consegnate, se le tipologie sono più di una, si chiede che ogni tipologia, il tipo, il numero, i prodotti consegnati. Questa a cui voleva rispondere? Voleva la risposta? Se vuole lo leggo io. No, lo leggo io. Tutte le 858 mascherine distribuite sono da classificare come mascherine di comunità, nel rispetto delle disposizioni fornite dal dirigente scolastico. Si tratta di due diversi modelli, un tipo A è in tessuto in confido attascolato in frange in cui sono stati distribuiti numero 500 pezzi, l'altro tipo B sono mascherine chirurgiche standard e ne sono state distribuite 258. Allora, volevo però dire una cosa, entrambi, non mi dovete sovrapporre. Gentilmente, vale per tutti, non dobbiamo andare fuori tempo, ok? Quindi in teoria dovremmo rispettare la domanda e risposta, ok, poi stiamo allargando un pochettino lì, però l'importante è che non vi sovrapponete, perché sennò il pubblico non ci capisce niente. Quindi di volta in volta ti darò la parola e ci sovrapponiamo, poi non si capisce nulla. Prego, Sindaco. Allora, già sulla prima risposta, non sono tutte mascherine sane. Scusate, momento. Prego il sindaco se doveva concludere la lettura, dopodiché vedo la parola e fa l'intervento a chiusura. Prego, sindaco.
poi voleva sapere, si chiede perché il foglio che dovrebbe riportare le certificazioni, mi ha chiesto perché non ho letto questa? Sì, perché non me l'ha chiesto, vabbè, comunque lo leggo. I tagli superiori e inferiori sono dovuti al fatto che sono state fatte più copie della scheda con le indicazioni di utilizzo su uno stesso foglio per ridurre il consumo di carta. Il numero dei lavaggi è stato modificato perché in uno dei documenti tecnici forniti dal confezionatore il numero dei lavaggi si risultava superiore a quanto indicato nella scheda e verbalmente è stato confermato che test successivi sulla tenuta del tessuto ai lavaggi hanno confermato la possibilità di lavarlo molte più volte. Prego, consigliere Gabbiasi. Immagino che le abbiate letti le certificazioni che avete allegato, perché già la prima risposta, le mascherine non sono tutte di comunità, come si dice, ma una della ditta 2 ha un certificato del ministero come mascherina chirurgica monouso di un'ottima qualità, ma è una mascherina chirurgica monouso, come da certificato allegato alle delegature. L'ultima parte dice scritto che è consentito un unico uso e voi avete allegato alla stessa mascherina, allo stesso prodotto, un certificato di un'altra ditta per un prodotto lavabile non si sa quante volte. Poi, scusatemi, ma dire che avete dovuto risparmiare carta su una certificazione allegata a delle mascherine, a me verrebbe vergogna soltanto a dirlo. Però a me no. Perfetto. È stato messo soltanto la dicitura non è un dispositivo medico chirurgico, è stata omessa soltanto quella parte. Bene, assessore, vuole intervenire anche lei? Sì, sì, grazie. Allora io volevo dire il mio pensiero riguardo a questa cosa che è molto importante, come ha sottolineato anche il consigliere Carlesso, però mi sento, visto che sono comunque parte in causa, di dare alcuni chiarimenti in merito alla procedura che abbiamo adottato per fare questa distribuzione. Allora, mi collego un attimino a questa cosa delle fotocopie. Le fotocopie sono state davvero fatte, non si è fatto volontariamente cioè intenzionalmente non è stata omessa questa riga, è stata fatta una fotocopia perché di fatto i certificati mancavano ed era opportuno e giusto comunque mettere un riferimento a quello che era una mascherina che mi era data non così, tanto per dare. E quindi un riferimento normativo. Mi spiace che sia capitato che è un giustamente. Però mi creda, perché glielo dico. Però sì, però io adesso volevo dire la mia. D'accordo, cioè dire quello che è avvenuto giustamente, perché comunque io sono stata l'operativa di fatto e quindi la fotocopia è stata davvero fatta senza l'intenzione davvero di omettere una cosa importante. E le dico questo perché la mascherina o le mascherine di per sé sono comunque mascherine che possono essere date in comunità. C'è stata, mi sento io come coriolina l'assessore di questa mansione di dire che la fretta è stata traditrice per certi aspetti, come in questo caso perché vengono evidenziati, e quindi di questo mi dispiace, perché di fatto l'intenzione era di fornire, perché in un momento iniziale, all'inizio della scuola, c'era questa preoccupazione dei dirigenti di dire magari il ministero non ce le manda subito, noi avevamo queste mascherine che ci erano state donate e automaticamente io dico perché tenerle. Tutto ciò che io ho chiesto e sto sempre concordato e decido insieme al sindaco, non è che di mia spontanea volontà faccio tutte queste procedure. Un altro aspetto importante che lei evidenzia è il fatto che su alcune mascherine confezionate siano state messe certificati alternati, è avvenuto per un numero circoscritto di mascherine. Perché 350. Questo è... No, non è vero, questa cosa qua no, non è così.
e questo fatto probabilmente per la fretta di farlo, non per l'intenzione di fornire, cioè questo è stato proprio, come dire, il cordone. Ma gli errori si possono anche fare. No, ma infatti li sto ammettendo questi errori, cioè nel senso. No, perché il luogo per ammetterli è stato il giorno dopo, quando abbiamo fatto l'accesso agli atti. E lì c'era scritto precisamente che bisognava avvertire l'istituto scolastico, la dirigenza scolastica, perché c'erano delle irregolarità. È stato fatto? No. Questo, la buona fede si vede da lì. Gli errori si possono anche fare. Ma lì è stato detto una settimana dopo, è tutto regolare. Allora scusate. Però scusate, se volevo finire, scusami. Però se è così, purtroppo io vi tolgo la parola. Cioè, perché stiamo andando un po'. Allora. Perché abbiamo un'interrogazione con delle domande. Invece stiamo dilagando un po' su tutto. Adesso io faccio concludere la storia del tanto. No, volevo dire. Quindi fa piacere. Ieri entriamo nei ranghi dell'interrogazione, perché sennò ogni interrogazione. Allora dico questa cosa, che effettivamente mi fa piacere che sia evidenziata la buona fede nel fare questa operazione, perché non c'è stata intenzionalità di danneggiare assolutamente la salute dei bambini, perché comunque è dimostrabile, ci sono i documenti, si può comunque fare riferimento alle aziende stesse che l'hanno prodotto, che l'hanno confezionato, e che il prodotto è assolutamente buono. Non è stato fatto. Quindi nessuno voleva nuocere alla salute dei bambini, questo. Cioè io quando ho chiesto, in concordo con il sindaco, di poterli distribuire perché ce li abbiamo, l'ho fatto da buona madre di famiglia, perché ho detto perché non dare un dispositivo, non era una divisa scolastica, era un dispositivo in più che veniva fornito in quella sede. Ma da poi una madre di famiglia non si omette il numero dei lavaggi. Non si sono state fatte su pochissime, sai perché? Perché di fatto queste mascherine poi potevano essere lavate più volte, però al di là di questo la mascherina è lavabile. Con questo non vuol dire che noi in questo momento i bambini che se l'hanno indossata, non lo so, siano esposti a un rischio maggiore rispetto a quelli che stiamo indossando ieri e adesso, capisci? Ma si fanno delle irregolarità. Allora a me dispiace, però basta. Sennò così dobbiamo un'ora per l'interrogazione. Allora, io devo chiedere se è soddisfatto delle risposte che ha ricevuto o meno. Non sono soddisfatto. No? No, sono soddisfatto. Grazie. Prego, consigliere. Grazie, mi viene data la parola, è irrituale, nel senso mi viene data la parola in un momento di interrogazioni. Prendetela come se fosse un attimo di interruzione del Consiglio Comunale. Non voglio fare domande e nemmeno sollevare polemiche. Segnalo semplicemente questa cosa. La prima, su questo fatto, le minoranze si sono mosse come facendo un accesso richiesta agli atti. Trovo inusuale, innanzitutto, ma non mi interessa, cioè rispetto a me non sono qui a chiedere scusa per quel tipo di fatto che sto dicendo adesso, tirare in ballo un articolo di giornale e dire che sono state fatte cose meschine da parte delle minoranze e deve fare una richiesta agli atti. La richiesta agli atti è semplicemente un termine di indagine che i consiglieri comunali fanno una domanda, ricevono le risposte scritte e da lì parte quello che è la pratica ispettiva e regolare che ogni consigliere comunale fa. Ma resta questa all'interno di questo, diciamo, di questo binario dal quale non bisognerebbe uscire. Nel senso, trovo inusuale che si venga in consiglio comunale a leggere le risposte delle richieste agli atti. Giustamente il consigliere dice: io ho fatto delle domande, mi aspettavo quasi che mi vengano date delle risposte simili alle richieste degli atti, ma è inusuale dopo aver già dato delle risposte a replicare con la richiesta agli atti. Cioè la richiesta agli atti c'è pervenuta, cioè nonostante il consiglio comunale sia aperto al pubblico, diciamo, quando noi ci parliamo noi, con una specie di internet, nel senso di dire. Ma poi che mi ha chiesto il consigliere? Sindaco, io non le devo insegnare il mestiere di fare il sindaco, per carità, non è mia intenzione di farlo, ma se il consigliere attraverso il diceva di dietro, le devo dire no, le risposte ce le hanno, sotto quel punto di vista della richiesta agli altri. Però dico, io non voglio insegnare il
niente a nessuno. Dico semplicemente che gli errori si fanno anche me. Si può chiedere scusa nei momenti giusti e da lì operare e evitare che le situazioni diventino più grosse. Detto questo, io non sono qui a fare, voglio fare il paciere tra le parti, non tocca a me. Ma dico semplicemente, se ci sono dei binari dove dobbiamo stare all'interno dei binari, cerchiamo di starci. Fine. Perché se no, se iniziamo a uscire da una parte e dall'altra, veramente dopo diventa un disastro il semplice discussione dell'interrogazione. Bene, grazie consigliere Barocchio. Allora, passiamo a trattare il sesto punto all'ordine del giorno. Intervenzione presentata dal capogruppo consigliere di Realizzare il Progresso, Magliano Bene Comune, signor Paolo Carresi, data 24/9/2020. Protocollo comunale 16.407 riguardante l'assunzione di due operari professionali. Passo la parola al consigliere Carresi per chiedere lettura dell'interrogazione. Allora, visto l'accesso agli atti presentato dal nostro gruppo il 6/8/2020, numero di protocollo 13.646 che si allega, vista la risposta pervenuta in data 14/8/2020 che si allega, tutto ciò premesso si chiede al sindaco qual è il fabbisogno rilevato dalla giunta che motiva dell'intenzione di assumere due operai manutentori, considerato che gli uffici comunali nei passati tre anni non hanno mai, ripeto mai, espresso la necessità di tali figure professionali. Quali sono gli obiettivi che la giunta vuole conseguire tramite l'assunzione di due operai manutentori? Quale sarà il mansionario di queste due figure professionali? Quale sarà la figura che si occuperà del coordinamento giornaliero degli operari manutentori? Quale sarà la dotazione di attrezzature e mezzi? Si chiede un elenco almeno dettagliato. Quale spazio sarà assegnato a queste due figure professionali per riporre le loro attrezzature e svolgere le loro mansioni? Quale sarà lo spazio dedicato a queste due figure professionali da destinare a spogliatoio dotato di armadio, docce, eccetera, e ne consegue. Do la parola all'assessore Rosa Migli per la risposta. Ma lui, lei non è la persona che mi sembra. Provo a rispondere lo stesso, poi dopo eventualmente dirà. Allora, il fabbisogno rilevato dalla giunta è quello che è emerso in questo periodo di amministrazione relativamente a tutti gli interventi anche di piccola manutenzione, gestione dell'ordinario, pulizia delle strade, taglio del verde, qualunque tipo di intervento di questo genere, per il quale in questo momento l'amministrazione ha un contratto esterno con un'azienda che viene regolarmente chiamata per fare anche piccoli interventi. Si ritiene come amministrazione che invece seguendo questo tipo di iniziativa si potrebbe giungere più puntualmente a eliminare determinate situazioni che effettivamente hanno creato del disagio ai cittadini e credo anche un buon risparmio economico. Quindi gli obiettivi sono quelli che vi dicevo adesso, cioè mantenere il comune più ordinato, più pulito, fare gli interventi nel più breve tempo possibile direttamente con personale addetto. Il mansionario sarà il mansionario classico di manutentore, operaio, manovale, quello che sostanzialmente andremo a individuare con queste due figure. Una sarà l'operaio, quello lavoreranno in coppia, l'operaio quello capo della squadra, e l'altro sarà il manovale. La figura che si occuperà del coordinamento giornaliero degli operai sarà operai manutentori verranno coordinati dal servizio lavori pubblici, quindi dal funzionario e dal responsabile delle manutenzioni.
la dotazione delle attrezzature e mezzi, l'elenco dettagliato, oltre che consigliere, lei è tecnico, quindi è l'elenco dettagliato di due operai manutentori, quindi non so, la pala, il piccone, il martello, fino a attrezzature più impegnative, la taglierina, il trapano, questo mezzo di trasporto. Sono partito dal martello e arriverò anche al mezzo di trasporto e tutto quello che ne consegue. Chiaramente tutte queste diciamo, attrezzature saranno riferite al mansionario che verrà individuato all'atto del contratto. In quel momento con l'ufficio lavori pubblici il mansionario verrà delineato in tutti gli aspetti. Lo spazio assegnato per riporre altre attrezzature, materiali, noi l'amministrazione ha individuato l'area adiacente il cimitero che era utilizzata come piattaforma ecologica o comunque qualcosa del genere. Noi utilizzeremo quell'area per attrezzarla e collocare attrezzature, materiali, tutto quello che dovesse servire per svolgere questo tipo di attività. E lo spazio dedicato alle due figure professionali da destinare a spogliatoio sarà parte dell'ufficio che attualmente è utilizzato da una persona per quanto riguarda le manutenzioni del cimitero all'interno dello stesso cimitero. Mi scusi, prego, non si lega adesso. Ah, non ho capito. Cioè il mansionario mi ha detto quello standard. E vorrei che fosse un attimino più preciso, possono fare manutenzione delle strade, possono fare delle riparazioni idrauliche, possono fare delle riparazioni di mobili, possono fare delle riparazioni di impianti elettrici, possono fare delle riparazioni di edili, di cionaci, posa di piastrelle. Dovrebbe essere più preciso, perché nella manutenzione c'è tutto questo e più, ma la specializzazione è quella che conta. E lei mi ha parlato di un manovale e di un capo manovale. Le attrezzature, attualmente il comune credo che ne abbia approssimativamente zero, diciamo approssimativamente zero. Vanno tutte acquistate e lei mi sta dicendo che tutte queste attrezzature nuove vanno depositate nello spazio aperto, scoperto di fianco al cimitero e che gli spogliatoi devono essere gli stessi dell'operaio addetto alla manutenzione del cimitero. A me basta la sua risposta, mi sembra assolutamente un progetto demenziale. Assessore, vuole verificare oppure... Ok, allora devo chiedere se è soddisfatto delle formule. Allora, poi il risultato di questo progetto eventualmente lo vedranno i cittadini, quindi vabbè, chiaramente il suo giudizio è il suo giudizio, l'amministrazione invece ritiene di andare avanti con questa iniziativa. Le manutenzioni, consigliere, lei sa benissimo di cosa stiamo parlando, non stiamo parlando dei grossi interventi. Un muratore o un operaio per fare un pezzo di intonaco o per mettere giù un po' di antiscivolo, come è capitato quest'estate nell'area feste, è capacissimo di fare questo tipo di intervento. Tutte queste operazioni verranno inserite nel mansionario. Per riparare un rubinetto io credo che l'operaio, il muratore sia perfettamente in grado di farlo. Per comprare le attrezzature le posso garantire che i 1.000-1.500 euro di tutte le attrezzature, quelle piccole dell'operaio manutentore, le posso garantire che l'amministrazione comunale non ha il problema di reperire questo fondo a bilancio. Mezzi
quello che risulterà necessario, il camioncino piuttosto che il furgoncino o altro, gli operai verranno dotati di tutto quello che servirà. Gli spazi, per quanto riguarda, io ho detto che l'area esterna verrà attrezzata in maniera tale da consentire di posizionare attrezzature, materiali, tutto quello che c'è. Non ho detto che in quelle condizioni lì questi vanno lì e morano tutto. Questa è la sua interpretazione. Io ho detto una cosa diversa. E per quanto riguarda gli spazi all'interno di quei locali, chiaramente gli spazi verranno divisi. All'interno di quell'immobile ci sarà lo spazio in cui sarà presente l'operaio, l'addetto ai servizi cimiteriali, e ci sarà lo spazio che sarà utilizzato come spogliatoio e servizi dei due addetti del comune. Questo io ho detto, poi dopo possiamo anche non essere d'accordo, ci mancherebbe altro, non è che pretendo che lei sia d'accordo. Però devo chiedere adesso se è soddisfatto delle risposte che ha avuto consigliere Gattes. Allora, dunque, il giudizio sulla manutenzione di quest'anno lascia molto a desiderare. Poi, tra l'altro, l'assessore Bossi, non più di un consiglio comunale fa, aveva detto che sul taglio del verde, sulla manutenzione, avrebbe dato un altro incarico esterno che si aggiunge a quello già esistente. Per di più sta partendo il progetto della reddito di cittadinanza, mi sembra, e quindi voi dovete ancora attrezzare tutto il ciclo, modificare gli spazi interni, reperire i mezzi, reperire le attrezzature. Non mi sembra una missione impossibile, No, io considero questo veramente allora, un progetto e devo iniziare. Il dibattito è già durato, devo solo chiedere se è soddisfatto o se non è soddisfatto la risposta. Chiaramente non soddisfatto. Siamo qui a trattare il settimo punto dell'ordine del giorno. Intervenzione del giornale con il gruppo consigliato di Rete del Progresso, facciamo bene comune, signor Paolo Gardensi, data 24/9/2020, dopo comunale numero 16.409, verso l'oggetto richiesto di aggiornamento sulla manutenzione identificatoria e di investimento invece che contatti e come detto non la via vicenda. Passo la parola al signor Carlo Gardensi Paolo per chiedere sulla Rete del Progresso. Visto gli accessi agli atti del 16.7.2020, protocollo numero 12.091, 12.092, 12.093, del 3.8.2020, protocollo 13.242, 13.297, del 2.9.2020, protocollo 15.003, con la quale venivano richieste una serie di dati sui DAE. Vista l'interrogazione presentata dal gruppo consigliere Pagnano Bene Comune, Assemblea del Progresso, nel Consiglio Comunale del 28/7/2020, vista la mozione presentata dal gruppo consigliere Pagnano Bene Comune, Assemblea del Progresso, nel Consiglio Comunale del 28/7/2020, considerato che successivamente al Consiglio Comunale del 28/7/2020 si è appreso dalla stampa e l'associazione Pagnano Sicura ha manifestato l'intenzione di sciogliersi e di non proseguire la sua attività di manutenzione, verifica e controllo di DAE, tutto ciò premesso, si chiede al sindaco se ha ricevuto formale comunicazione di scioglimento da parte dell'associazione Pagnano Sicura e se ha cercato di dissuadere i componenti della stessa a sciogliersi. Quando un'associazione si scioglie è una sconfitta per tutta la comunità. Se a seguito dello scioglimento dell'associazione Pagnano Sicura è stato individuato un nuovo soggetto che si occuperà degli adempimenti relativi alle manutenzioni e alla verifica del funzionamento del DAE. Se si è adempiuto, come richiesto anche nelle altre occasioni, di individuare un soggetto
responsabile come previsto dalla normativa vigente, se si è provveduto a istituire un registro dei dati su cui annotare tutti i controlli e le manutenzioni effettuate come previsto dalla normativa vigente, se si è provveduto alla sistemazione di alcune anomalie relative al funzionamento di alcune teche, allarmi non funzionanti, eccetera. Do la parola al sindaco per la risposta. Per il primo quesito ha ricevuto informale la confezione di scioglimento da parte dell'associazione? Sì, l'ho ricevuta. Ha cercato di dissuadere i componenti della stessa a sciogliersi? No. Se a seguito dello scioglimento dell'associazione è stato individuato, ci sono più stati di tre percorribili, si dirigerà l'affidamento a un'associazione del territorio, in ogni caso non si ravvisa il rischio che non si nessuno subentri, abbiamo una risposta in tempo utile in questi 60 giorni in cui l'associazione ha dato il preavviso, una delle associazioni candidate si riunisce proprio questa sera, quindi domani probabilmente potremo avere la risposta, altrimenti avremo un'altra alternativa. È stato identificato un soggetto fisico responsabile del DAE, allora il soggetto non viene nominato dal comune ma dalla controparte del comodato, e da ulteriori approfondimenti ci risulta che un soggetto responsabile sia per il progetto sia per la manutenzione sia al momento notificato si è provveduto a istituire un registro dei DAE, il registro se esiste è in possesso dell'associazione, il comune, e poi si è provveduto a una sistemazione delle anomalie. Il comune ha chiesto formalmente all'associazione una ricognizione generale dello stato dei DAE e di intervenire per garantire eventuali riparazioni o ripristini, ciò in vista del passaggio di consegne a seguito della chiusura dell'associazione. Prego, consigliere Capezzo, per la replica. In sintesi, dopo 10 mesi, il comune è ancora inadempiente. Non è la vostra amministrazione, non è riuscita ancora a risolvere un problema di una stupidità totale. Dopo 10 mesi. E qui abbiamo sentito di tutto. Legge da lei, sindaco, una lettera piena di inesattezze. È stata rettificata? No. Là si diceva che i DAE erano connessi in remoto all'azienda che faceva la manutenzione e connessi al 118. Cosa? Non veniva verificata il giorno dopo con l'ufficio tecnico. Voi siete arrivati al consiglio passato senza nessuna verifica di questo genere? Senza nessuna verifica di questo genere, e avete letto una lettera arrivata il giorno stesso. Ma anche adesso, lei cosa ha detto? Che c'è un libretto delle manutenzioni che ce l'ha, andiamo sicuro. No, ho detto che se ci fosse questo libretto non ce l'avrebbe più. Non ho capito, scusi, non era lì, non c'era più la bomba. Non ho detto che ce l'ha, ho detto che se esistesse questo registro. Non esiste. Perfetto. Io avevo l'informazione, non esiste, perché è già stato chiesto con l'accesso agli atti, non esiste. È stato chiesto con l'accesso agli atti anche se ci sono le due figure responsabili. C'era inizialmente, ma non c'è adesso. Non c'è una figura responsabile. Non avete una figura responsabile dalla convenzione di atti. E voi in 10 mesi mi state dicendo che non avete ancora risolto il problema.
Devo dirmi soddisfatto oppure no? Sì, non dovrei essere soddisfatto oppure no. Lo desume dalle mie parole. Totalmente insoddisfatto di questa amministrazione, di questo modo di agire. Quante interrogazioni, quante mozioni dobbiamo fare affinché venga risolto il problema? Qui ne abbiamo fatte almeno 5 o 6. Bene, andiamo avanti. Possiamo anche trattare l'ottavo punto dell'ordine del giorno. Per essere presentato al gruppo consigliere civica, siamo Pagnano, in data 24/9/2020. Protocollo comunale, civica 441, avente soggetto stato dell'avanzamento dei lavori della fibra ottica. Do la parola al consigliere Baroppio perché dia lettura dell'interrogazione. Grazie, signor Presidente. Premesso che le opere di cablaggio sono a carico di aziende private e quindi l'amministrazione non può influire direttamente sulla programmazione e esecuzione della cosa, può però sollecitare l'efficienza dell'operato delle aziende che intendono cablare in tiro del paese. Considerato che l'aumento delle attività di smart working e di dati a distanza durante questa emergenza Covid hanno messo in evidenza tutti i limiti di una connettività internet spesso insufficiente e penalizzante per i cittadini e le imprese. Durante gli scorsi mesi sono stati fatti degli scavi per cablare in fibra ottica le telecamere di videosorveglianza. In alcune aree del paese la connettività è buona, ma continuano ad utilizzare infrastrutture in rame invece da più performanti connettività in fibra ottica direttamente alle abitazioni. Chiedo di conoscere se l'amministrazione ha previsto altri scavi per collegare fibra edifici comunali, edifici delle scuole fermi e rodate, se l'amministrazione ha previsto di poter usare il cablaggio in fibra per la videosorveglianza anche per collegare i cittadini, se l'amministrazione ha conoscenza di future implementazioni di fibra ottica sul territorio paglianese, se e in che modo l'amministrazione intende agevolare le aziende private che desiderano cablare il paese mediante semplificazione nella procedura di scavo delle tratte. Do la parola all'assessore Rosa per la risposta. Sì, grazie Presidente. Allora, nell'ambito degli interventi finanziati dalla Regione Lombardia, l'amministrazione ha posto in essere anche dei lavori in questo senso. Quindi, in generale, adesso vado puntualmente alle domande. Se l'amministrazione ha previsto altri scavi per collegare in fibra edifici comunali, edifici delle scuole ferme o rurali, noi abbiamo in programma comunque tutti i collegamenti. Se l'amministrazione ha previsto di poter usare il cablaggio in fibra per la videosorveglianza anche per collegare i cittadini, in questo momento noi stiamo predisponendo i nostri per la videosorveglianza del comune. Se l'amministrazione ha conoscenza di future implementazioni da parte di altri operatori, in questo momento noi non siamo informati di questo, però nel momento in cui ci dovesse essere delle richieste le porteremo avanti, e se intendiamo agevolare mediante semplificazioni, procedure, scavo delle tratte, se dovesse esserci una qualche esigenza, sicuramente è nostra intenzione agevolare, tenuto conto di quelle che sono tutte le operazioni di anche ripristino delle varie situazioni che si dovessero verificare. Grazie. Prego, consigliere Baroppio. Sì, secondo me quello che ha chiesto sta venendo solo per le videosorveglianze. Secondo me non sarebbe male cercare di aprirlo anche per agevolarlo per i cittadini, soprattutto in questo periodo. Se è possibile magari fare vedere se è possibile fare questa cosa, cerchiamo di farla. Per il resto tutto. Allora, passiamo quindi a trattare il nono punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal capogruppo consigliere Solidarietà e Progresso, Pagnano Bene Comune, signor Paolo Garbesso, in data 24/9/2020, protocollo comunale 16.400, evento d'oggetto acquisto di mascherine e dare in dotazione agli alunni frequentanti delle scuole dislocate all'interno del territorio comunale. Passo la parola al consigliere Garbesso perché dia lettura della mozione. Considerato che le linee guida emanate dal MIUR prevedono l'utilizzo delle mascherine chirurgiche o lavabili certificati da parte degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, considerato che il problema dell'utilizzo delle mascherine nelle scuole risulta essere
contingente e l'utilizzo delle stesse nell'ambito scolastico risulta doveroso e necessario al fine di contenere il contagio da Covid-19, considerato che la fornitura da parte del Ministero di questi dispositivi potrebbe non essere puntuale, considerato che le mascherine fornite dal Ministero potrebbero essere economicamente scomode per alcuni fruitori, considerato che nell'arco della giornata alcune mascherine potrebbero rompersi durante le ore di lezione, considerato che alcuni studenti potrebbero presentarsi senza la mascherina per motivazioni varie, dimenticanze, rotture della mascherina durante il tragitto, eccetera, considerato che a nostro avviso il Comune debba farsi carico di tale problematica e dimostrarsi previdente acquistando un numero congruo di mascherine di diverse misure in maniera da poter essere agevolate e agevolmente indossate da tutti i ragazzi seguendo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Ministero della Salute e le linee guida di ABS. Considerato che lo scopo di questa mozione è anche che tali dispositivi vengano messi a disposizione di plessi scolastici, chiamiamolo una come scorta, per far fronte alle eventuali difficoltà di ogni genere, tra cui quelle sopracitate. Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio Comunale di votare la suddetta mozione con lo scopo di dare un atto di indirizzo agli uffici competenti al fine di comprare i relativi al fine di compiere i relativi approfondimenti e dare corso all'acquisto. La parola al signore. Grazie, alla mozione rispondiamo no, semplicemente perché anche con la direzione, siamo in contatto con la direzione scolastica, l'assessore costantemente tutti i giorni parla anche con i dirigenti, in questo momento non c'è alcuna necessità e anche perché tutte le mascherine che sono state anche distribuite alla popolazione non sono mai state acquistate dal Comune, ma sono state tutte oggetto di donazione oppure sono arrivate da Regione Lombardia e il Comune ha provveduto alla distribuzione. Quindi il nostro voto è no. Altri interventi? Prego, capogruppo Bettemani. Grazie Presidente. Prima di fare la dichiarazione di voto volevo ringraziare il Sindaco Cattelli e Corio per il lavoro svolto nelle mascherine delle scuole, fatto con energia, senso del dovere, fatto bene. Tutti gli elementi che lei ha messo credo che non li abbia neanche notati, visto le informazioni che fa. Alla volta, adesso le do la parola. Anzi, una alla volta. Oltre a non aver visto e capito il lavoro che hanno fatto Corio e Cattelli, è riuscito lei a far arrabbiare, diciamo arrabbiare, ma la parola non fa incazzare, le aziende che hanno donato il materiale che poi dovranno distribuito, no? Però credo no, che. Mi faccia capire bene. Le tigre sono incazzate con me, però, perché voi avete mai messo la certificazione. No, perché lei è solo fatto un polverone. No, mi faccia capire bene. Le tigre sono incazzate con me, perché voi avete mai messo le certificazioni. Come mai? Si è messo un però non è temati. Una cosa, lei non provi. No, io provo. Legga il giustamente comunicato, però. Signore! Nata da te, e secondo te loro la prossima volta ci troveranno le mascherine, la prossima volta mi paghi tu le mascherine, fai generoso
e tu che adesso metti 5.000 mascherine. Guarda, allora, e noi ti diremo faremo anche la decisione. Faccio ultimare il capogruppo e poi faccio... Prego, capogruppo. Signor Bertemacchi, voi avete consegnato delle mascherine da adulto a bambini di prima elementare. Coprivano tutta la faccia. Tanto è stata la vostra attenzione. La vostra attenzione è stata soltanto nel manomettere dei certificati. Stai zitto perché devo parlare io adesso. Presidente, lo faccio stare zitto. Capogruppo Bertemacchi, faccio ultimare il consigliere Carlesso gentilmente. No, le annuncio questa cosa. Noi con dei soldi risparmiati dalla campagna elettorale compreremo delle mascherine e le doneremo personalmente a nome del gruppo Spagnano Bene Comune, con i nostri soldi, non regalate dalle aziende. Voi avete fatto un lavoro pessimo e si vedono i risultati. Non c'è bisogno che urla, la sentiamo benissimo tutti. Grazie. No, c'è bisogno quando ci sono delle provocazioni di questo genere, cose assurde. Ma vi dovreste vergognare! Do la parola al consigliere Domi. Prego, consigliere. Sì, buonasera a tutti. Vabbè, non voglio entrare nel merito chiaramente della polemica sulle mascherine, alla quale anch'io mi sento facente parte, visto che l'accesso agli atti l'abbiamo chiesto tutte le minoranze. Però vorrei tornare sulla mozione, visto che ora stiamo parlando di quello. Mi dispiace vedere la reticenza da parte dell'amministrazione nell'approvare una mozione che a mio parere è veramente, scusami il termine, però banale, nel senso che chiede l'acquisto di mascherine, ma lo dice proprio nella mozione, un acquisto che possa far sì che non ci si trovi in momenti di una problematica nel reperirle. Noi arriviamo da sei mesi di crisi sanitaria in cui verso marzo o aprile era praticamente impossibile reperire delle mascherine. Potevi avere i denari donati da qualcuno o da qualche buon samaritano, ma non riuscivi a reperire mascherine. Ora si sta chiedendo di acquistarle in un periodo piuttosto calmo per quanto riguarda le mascherine, dove mi pare di poter dire ci siano molte reperibilità. Non riesco a capire perché non si vuole mettere un po' di denaro nel bilancio rispetto a questa cosa. Davvero rimango sconvolto. Consigliere Barocchio, prego, per il suo intervento. Mi viene un po' difficile intervenire dopo tutto ciò che viene detto in quest'aula. Innanzitutto, mi piace che interviene il segretario di chiedere il rispetto del luogo e della sede, dopo che questa sede è già stata profanata in una serie di volte. Sempre un po' Cambron, che nella battaglia di Waterloo, visto che usiamo termini colori che uso anch'io, quando gli inglesi mi chiesero di arrendersi, lui rispose merda, in italiano merda, in questo caso perché volevo usare anch'io un termine colorito, perché sono partecipato a tanti consigli comunali, ma coloriti come questi consigli comunali in questi anni non ho mai visti. A volte usare certe parole non serve a niente, non serve assolutamente a niente, ma ci rendiamo conto di una cosa, poi
E dopo entro nel merito della mozione, cioè ci rendiamo conto di una cosa, di quello che siamo seduti qui a fare, cioè chi in un modo e chi nell'altro, la rappresentanza dei cittadini, ok? Mica, meglio andare a Cairate, cioè uno di Fagnano dice, che cazzo sto a fare Fagnano, scusate, perché alla fine, se devo stare qui e essere rappresentato in questo modo, no, no! L'altra volta ho detto che le emozioni, di qualunque esse siano, hanno comunque un valore, un documento. Penso che Carlesso, quando ha scritto questa mozione, abbia speso del tempo. Poi tu dici che non ha fatto, non ha visto e non ha dato credito al lavoro svolto dal sindaco e dall'assessore. Carlesso probabilmente ha dato sì credito al lavoro svolto dal sindaco e dall'assessore, tant'è vero che ha fatto anche delle richieste agli altri. Vabbè, ma se ci sono comunque in tutta questa sede, cioè in tutta questa fase del lavoro svolto, ci sono degli errori, e ci sono degli errori, caro Pettema, a volte occorre dire, a volte, non sempre. La ragione non bisogna difenderla sempre, in tutto e per tutto, perché a volte a difenderla in tutto e per tutto ci si trova in un punto di non ritorno. Quindi, anche la polemica a priori sempre non ci sta, però a volte conviene dire ho sbagliato, chiedo scusa, si ripara e si riparte. Ok? Ci sei su quello che sto dicendo? Non sono d'accordo, ma mi ascolto. Beh, meno male, ragazzi, mi ascolto. Detto questo, la mozione, io capisco che tutte le mascherine che sono arrivate in comune Fagnano sono di donazioni private, ma non vengano che ci siano le donazioni private, però si chiede uno sforzo all'amministrazione, e l'amministrazione, tenete presente questa cosa, e l'ho detto telefonicamente anche al sindaco quando mi ha chiamato, non siete solo voi, ma siamo anche noi. Capito? Cioè, perché la responsabilità che abbiamo dentro qua voi è la stessa che ci abbiamo noi. Quindi, poi, il mio voto in quest'aula questa sera sono da solo, quindi ancora meno, vanno sicuramente insieme agli altri, meno dei vostri, perché voi siete la maggioranza e cioè, a volte tante discussioni non servono neanche, ci volete far tacere, alzate la mano e buonanotte a sé. Però dico, se ha un valore un documento, il valore del documento io voto sì, perché? Perché lo schiedi di votare per questa mozione con lo scopo di dare atto di indirizzo agli uffici competenti al fine di compiere i relativi approfondimenti e dare corso all'acquisto. Perché in tutta la mozione scritta, tutta la mozione scritta della pagina, ciò che si compie è la parte finale. Non sto dicendo che l'amministrazione deve lasciare gli alunni senza mascherine. Come secondo me la risposta del sindaco in questo momento ha detto non c'è bisogno, non si vede il momento, ma chi ha detto che magari poi ci troviamo in un'emergenza dove davvero c'è necessità delle mascherine, a volte per venire è meglio che curare. C'è abbondanza di mascherine, insomma. Adesso, chi lo sa come sarà, la mercoledì, ma pensiamo prima, torneremo tutti con l'obbligo di portarle non solo le chiuse ma anche all'aperto. E lei non la può fare, tra l'altro. Vabbè, però detto questo, non tocca a me dire di me, ci mancherebbe. Però io sono favorevole a questa mozione, sono favorevole e sono contento che venga portata. Poi il risultato della mozione purtroppo lo si vede già, Paolo, nel senso un po' quando si pone in quale sarà. Però il discorso è questo, cioè tu puoi provocare quanto vuoi. Ma non serviva. Ma perché non serviva? Ma allora non serve niente. Non serve niente, non serve quello che siamo qua a fare noi. Non serve. Adesso le do la allora, una vedi l'errore qual è? È proprio questo. Poi tu vieni a dire a me che tu vinci le elezioni perché noi siamo sergenti e siamo superiori, ma per carità di Dio. Cioè,
ma probabilmente non mi conosci o mi conosci l'1% di quel che sono io, però io ti dico chiaramente, una mozione non sei tu a giudicare se ha un valore o non ha un valore. Una mozione, qualunque essa sia, nel momento in cui viene protocollata, nel momento in cui viene lavorata e scritta da un consigliere, ha un valore, perché ci ha messo del tempo e del pensiero. Quindi questa è la prima parte del rispetto, il lavoro che ci ha messo il consigliere. Poi vabbè, ma siamo anche arrabbiato che non lo ascoltate, la lettura della mozione non lo so, le do la parola dopo. Cioè, poi sei libero di votare contro, perché sei libero di fare ciò che è più giusto nel tuo interesse, ma il valore della mozione c'è, non è vero che è inutile, è utile, perché sta trattando anche un argomento che è base, è ponte di questi giorni, fine. Poi tu dici, no, io sono d'accordo totalmente con quello che ha detto il sindaco, tu dici poi che voi avete ragione su tutto, va bene, poi si vedrà, però quello che dico io è, il valore della mozione c'è. Noi siamo favorevoli, secondo me anche voi dovreste esserlo. Prego, Gianluca Maturino. Volevo fare la dichiarazione di voto. Il nostro gruppo voterà no, perché siamo certi che in caso di emergenza, ne farà far bisogno, il sindaco e l'amministrazione provvederà a fornire il mascherino del fuoco. Altri interventi? Prego, consigliere no. Non è mia solita consuetudine, ma vorrei non far scendere l'attenzione su questa cosa. Abbiamo la fortuna, e mi rivolgo alla maggioranza, di avere degli esimi esponenti in ambito sanitario seduti tra i banchi come consiglieri della maggioranza. Ora chiedo, se mi è concesso, voi che lavorate in ambito sanitario, di sicuro siete a conoscenza di cose sicuramente più di me, che sono ignorante in materia, ma veramente ritenete inopportuno l'acquisto di mascherine in modo preventivo come si sta suggerendo? Cioè, non avete informazioni sicuramente più che di quante ne abbia io, per cui secondo voi si può ritenere ragionevole fare un acquisto preventivo di mascherine, visto tutto ciò che è appena trascorso come emergenza sanitaria? Volete intervenire? Vi do la parola, consigliere. Consigliere Carlini, prego. Buonasera. Sicuramente nei prossimi mesi, probabilmente per tutto l'anno, ci sarà bisogno di mascherine. Penso che comunque attualmente non ci sia più carenza di poter trovare queste mascherine con facilità. Ci sono, cioè, non credo che sia necessario fare delle scorte in anticipo adesso. L'emergenza che ci siamo trovati verso marzo-aprile era completamente diversa rispetto adesso. Interventi, prego consigliere Gabriele. Allora, credo, da informazioni avute dalla dirigenza scolastica, che le mascherine del ministero siano, abbiano una scorta fino, credo, a metà ottobre, non so se sono arrivate a un'ulteriore fornitura, e quindi a metà ottobre finisce quella scorta. È vero che adesso probabilmente è più facile reperire mascherine, ma non di tutti, perché le mascherine per bambini sono un po' più complicate da reperire, e bisogna farlo per tempo, perché sono poche le ditte che fanno mascherine per bambini. Difatti voi nella distribuzione avete consegnato soltanto mascherine da adulto inutilizzabili. Quelle che avete di scorta, 1150 meno 850, quante ne avete? E sono tutte da adulto. Ora rispondo anche al consigliere Giuntemacchi. Vede, l'impegno di un sindaco e di un assessore, oltre che di un consigliere, è quello, prima di tutto,
di guardare gli atti, di fare delle delibere, capirle. Non è quella di imbustare delle mascherine, perché la responsabilità, prima di tutto, sta lì nel guardare che tutti gli atti siano precisi e a posto. E qui non è stato fatto così. Io devo giudicare il lavoro del sindaco e dell'assessore, non il volontario. Bene, allora se non abbiamo altri interventi, passiamo alla votazione della mozione. Chiedo pertanto ai consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il decimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal Comune Consiglio di Vendere il Progresso, Fagnano Bene Comune, signor Paolo Carmesso, in data 24/9/2020, protocollo comunale 16.401, avente per tema realizzazione di nuove piste ciclabili. Passo la parola al consigliere Carmesso perché dia lettura della mozione. Prendo un attimo di fiato. Premesso che il Comune di Fagnano Lona ha redatto un progetto per la realizzazione di nuove piste ciclabili, insistenti sulle vie De Amicis e Cadorna, considerato che il responsabile del servizio settore lavori pubblici e ambiente ha dichiarato sia in Commissione Lavori Pubblici del 15/9/2020, sia mediante risposta scritta a seguito di accesso agli atti del 9/9/2020, protocollo comunale 15.478, che l'opera insiste parzialmente su area privata, considerato che al momento della stesura della presente mozione non risulta alcun atto di acquisizione da parte del Comune di tali aree, come non risulta la stipula di alcun accordo o assenso alla cessione da parte dei proprietari delle aree interessate dall'opera, considerato che il responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente dichiara che la realizzazione dell'opera non prevede alcun ampliamento, ma ciò è confutato almeno in un punto, ma non soltanto in quello, e non risulta dalla documentazione di progetto che sia stata una verifica in questo senso, considerato che il responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente dichiara che l'attuale strada risulta da diversi decenni nello stato attuale e che quindi è di fatto acquisita ad uso pubblico, ma la vigente normativa non prevede alcuna acquisizione per silenzio assenso, nemmeno dopo decenni. Articolo 31,21, legge 448/98, recita infatti: in sede di revisione catastale è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno ubicate o utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione con il consenso da parte degli attuali proprietari. Considerato che l'attuale normativa non consente al Comune di realizzare un'opera pubblica in assenza di acquisizione delle aree, acquisizione di un diritto reale, accordo scritto tra le parti, assenso preventivo da parte dei proprietari. Considerato che il progetto delle piste ciclabili o ciclopedonali
insiste parzialmente su aree private e pertanto si connota come casistica riportata all'interno dell'articolo 42, 42 bis e 43, dichiarato peraltro costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010, numero 293 del CR 327-2001, come un utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. Considerato che l'opera è già stata appaltata, nonostante contenga degli evidenti contrasti normativi, considerato che l'opera è finanziata da fondi regionali, considerato che per ottenere il finanziamento il Comune deve necessariamente iniziare i lavori entro il 31/10/2020, considerato che allo stato attuale il Comune sta illegittimamente prevedendo di svolgere delle opere su proprietà di privati cittadini in assenza di alcuna acquisizione delle aree interessate dai lavori, in assenza di alcun tipo di accordo tra le parti, mettendo a rischio l'esecuzione delle opere e l'ottenimento del finanziamento regionale di euro 180.000, esponendo l'ente a rischi di possibili cause promosse sia dai proprietari delle aree e sia dalle imprese assegnatarie dei lavori, che si troverebbe a operare sul suolo privato. Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio Comunale di votare con questa mozione con lo scopo di dare atto di indirizzo agli uffici competenti al fine di sanare la situazione attraverso una qualsiasi forma di accordo con i proprietari interessati dall'opera. Do la parola all'assessore Rosa. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto ci tengo a sottolineare che l'opera che è stata già appaltata non contiene alcun evidente contrasto normativo, anzi non contiene alcun contrasto normativo. Il contenuto di questa mozione, così come è stato scritto, è totalmente fuorviante e non ha alcuna attinenza con quello di cui si intende, diciamo, andare a porre l'attenzione. L'amministrazione comunale ha addirittura l'obbligo di intervenire con la manutenzione anche su sedili che sono di uso pubblico ma non di proprietà dell'amministrazione. Cioè è vero esattamente il contrario di quello che il consigliere Carresso ha scritto nella mozione. Siccome è consigliere, scusi, allora io sono uno molto tranquillo e non vi dirò che lei ha fatto una mozione demenziale come ha fatto lei prima con me, però se mi permette vorrei completare la mia illustrazione, dopodiché lei potrà dirmi ancora quello che ha detto prima, rimaniamo di opinioni differenti. Gradirei, come ha detto poc'anzi il consigliere Baroffio, che chiedeva rispetto per il lavoro dei consiglieri, io chiedo a lei altrettanto rispetto per il lavoro della Giunta e, se possibile, evitare determinati termini. Okay? Questo chiedo. Dopodiché, quello che è esattamente il contrario, e lo sottolineo, di quello che dice lei. L'amministrazione ha l'obbligo di intervenire manutenendo anche opere che sono di uso pubblico anche se non ne detiene la proprietà. Noi qua stiamo intervenendo su strade esistenti, è vero, come ha detto il funzionario, che la proprietà non è totalmente dell'amministrazione, ma la strada già esiste e l'amministrazione
con questo intervento mette in sicurezza il traffico ciclo pedonale e ha l'obbligo, ripeto, l'obbligo di intervenire. Per questo motivo, chiaramente, il parere della Giunta sulla sua mozione è contrario. Grazie. Prego, consigliere Gallesso. Assessore, sì. Posso chiedere cosa c'è scritto nel cartiglio del progetto di Stecciarli? No. Nota che questa è una mozione, non è un'interrogazione. Quando lei mi farà l'interrogazione, le rispondo. Grazie. D'accordo, le rispondo io. Nuove piste ciclabili nel comune di Pagano. Nuove. Siamo d'accordo? Nuove. Beh, se non c'è, è nuova, evidentemente. Quindi, cosa presume? No, non lo so, lo dica lei. Non è una mozione. Senta, architetto. Allora, consigliere, io a me non piace questo modo. Capisce? Mi trovo a disagio. Non mi è piaciuto il suo atteggiamento di prima urlante. Glielo dico chiaro, non mi va questo modo di interpretare il ruolo del consigliere comunale. Ok? Glielo dico. Lei ha proposto una mozione. Io non voglio che lei abbia la mia opinione, però come io rispetto la sua e glielo ho dimostrato più di una volta, pretendo lo stesso rispetto. Chiaro? Allora, le posso dire che anche a me non piace il suo modo di fare. Allora non deve andare nel personale, però anche. Cioè, non sono andato io prima per il personale. Sì, ok. È tutto, però adesso, è tutto però, il consiglio che vengo attaccato. Dire che a me. Allora adesso basta, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, altri interventi. Ok, prego, assessore. Quindi ribadisco che il parere della Giunta è contrario alla sua mozione. Bene, io credo che ogni modifica che verrà fatta al progetto o ogni euro che esce per un'eventuale modifica o richiesta da parte dei proprietari delle aree interessate al progetto, perché la strada si allargherà di 50 cm nella sede stradale e di altri 50 cm come ciglio stradale, verrà considerato come danno erariale, perché la mozione per sanare la cosa c'è stata, voi non l'avete rispettata, dicendo che state facendo un obbligo di manutenzione quando state facendo un'opera ex novo. Un'opera ex novo. Lei dovrebbe essere un tecnico come me. Mi dice come il comune può intervenire su aree private facendo un'opera ex novo, allargandosi di un metro? Che diritto ha il comune? Allora, se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione. Prego, consigliere Barocchio. Grazie, Presidente. Ma se noi prendessimo questa mozione come una specie di protezione, cioè questa mozione non toglie niente al progetto che presenta l'amministrazione comunale nel fare e nel costruire il nuovo tratto di pista ciclabile sui due amici. Al contrario, questa mozione gli dà una carta in più da poter giocare, cioè proprio quella di votare questa mozione con lo scopo di dare un atto di indirizzo agli uffici competenti al fine di sanare la situazione attraverso una qualsiasi forma d'accordo con i proprietari interessati dall'opera. È per questo quello che dobbiamo votare, quello che dico io, cioè se noi andiamo a votare questa mozione favorevole e dovessero esserci dei problemi, dando un atto di indirizzo, probabilmente l'ufficio ha la possibilità di muoversi anche in anticipo e di risanare questi problemi che poi col tempo magari potrebbero esserci, potrebbero o non potrebbero, teniamoci il dubbio, però se ci dovessero essere noi abbiamo fatto la nostra parte e l'amministrazione ha una carta in più. Nel senso di dire, ufficio, fai i controlli che devi fare su questo punto di vista, perché magari adesso loro ci hanno detto sì, tutto regolare, va tutto bene, poi magari
c'è un razzista che vuole anche esserci e che può portare a un problema successivo col tempo. Cioè, diamoci una protezione in più. Non toglie niente a nessuno, anzi, porta solo un aiuto. Gettate il cuore oltre l'ostacolo, se si può dire così. Ok. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Lomide vuole fare questo intervento? No. Ok. Allora passiamo alla votazione per alzata di mano. I consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari. E i consiglieri astenuti. Bene, allora passiamo a trattare l'undicesimo punto all'ordine del giorno, ambito ottimale della provincia di Varese, servizi idrico integrato, delibera provvedimento 71 del 5 dicembre 2019, successiva integrazione delibera provvedimento 86 del 17 dicembre 2019, funzione dell'incorporazione in ambito SRL di società per la sfera della salvaguardia delle acque del lago di Varese. Della gestione del servizio idrico integrato di un articolo 149 bis del 1952-2006. La provincia di Varese. Passo la parola al sindaco perché procede a fare la domanda. Sì, grazie. Andiamo a prendere una serie di autorizzazioni legate appunto alla funzione di incorporazione in acqua per quanto ci riguarda di due società. Partecipate la tutela ambientale del Torrentiano Vive e Tenore S.p.A. e la società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese. Rileva che l'assetto gestionale di queste società ecologiche appunto per il comune interno Olona, la società tutela ambientale dei torrenti Arno, Lire e Tenore e della società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona, partecipante al comune di Fagnano Olona e la partecipata in diretta società creanti servizi, infatti 5 di queste 6 società, tanto meno se non partecipate, detengono ciascuno l'8,66% di creati per questo è partecipando in diretta, non appare conforme quanto all'espletamento delle attività societarie, in particolare riferimento all'attività di depurazione, prima inclusa la gestione quindi dei relativi impianti di depurazione, alle modalità gestionali caratterizzate dall'atto di riferimento. Ciò in quanto all'interno dell'ambito territoriale dell'acqua della provincia di Varese è previsto che l'intero ciclo idrico integrato, comprensivo quindi anche della parte della depurazione, sia unicamente gestito da Alfa, il tutto conformemente all'articolo 149 bis del decreto legislativo 152 del 2006, secondo cui la gestione del servizio idrico integrato deve essere assicurata nel rispetto del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale. Al fine di consentire la realizzazione dell'attivo assetto gestionale che prevalente riferimento all'attività di depurazione conforme alla normativa e regolamentazione di settore, è necessario quindi il subentro di ANFA nelle attività allo stato svolte dalle indicate società ecologiche, anche le due partecipate dal è stato avviato da 2 anni un percorso giuridico e
quale i soci pubblici di ARFA, quindi Comune e Provincia di Varese, perseveranno tale qualità, mentre ARFA, a seguito della fusione per l'incorporazione delle società ecologiche, assumerà le attività gestionali attualmente in capo alle predette società. Andiamo a rilevare una serie di autorizzazioni, tra cui l'autorizzazione, la delega al sindaco del comune di Fagnano Lora oppure a un suo delegato ad intervenire a tutte le eventuali assemblee della società tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore della società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona, nessuna esclusa, già convocate da convocarsi, e in tale sede a esprimere e confermare il voto favorevole al fine dell'attuazione all'operazione societaria dopo tutto l'iter procedimentale già effettuato. Quale a titolo esemplificativo l'eventuale assemblea nell'ambito della quale confermare, così vincolandone la volontà, l'adesione del medesimo comune di Fagnano Lora all'operazione societaria nei termini che sono esplicitati in questa delibera. La convocazione delle due società è prevista per l'8 ottobre, così come la successiva assemblea di ARFA per le eventuali adesioni. Interventi? Ok, bene. Prego, ma perché intervengo? Scusate, un punto 11 con un titolo così lungo e nessuno interviene. No, adesso mettiamola sul comico, mettiamola sul serio. Allora, a seguito di tutto quello che è successo qui questa sera, qual è le tematiche? Risponda lei. Qual è? No. Qual è? Tanto è presto, mi sono trovato in mezzo pensando di finire a mezzanotte. Qual è il valore di un voto di un consigliere comunale? Allora, però scusate. No, ma c'è il valore, perché io chiedo questo? Perché io dico, e lo dico molto francamente, io voto astenuto, tanto i voti per farlo passare ci sono, ma vi dirò di più, io la linea libera non l'ho manco letta, ok? Non l'ho letta, io dovrei votare a favore, ma forse che non l'ho letto, voto contro. Sto facendo una missione in quest'aula, non ho letto un punto dell'ordine del giorno. C'è qualcuno tra di voi che si sente di fare questa mia stessa missione? Avete detto tutti. Siete tutti favorevoli? Tutti. Io mi fido dei miei. Basta. Allora. Passiamo alla votazione allora. Altri interventi? No, giusto? Ok, passiamo alla votazione. I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Allora, la deliberazione immediatamente eseguibile, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chiedo pertanto di rivotare la alzata di mano i consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Passiamo quindi a trattare il 12° punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 e adeguamento al documento unico di programmazione 2020-2022. Passo la parola all'assessore Rotta perché procede a discutere l'argomento. Grazie Presidente. La delibera è stata ampiamente illustrata anche in commissione. Io in questa sede mi permetto di evidenziare unicamente due punti relativamente alla parte investimenti, che sono quella
la variazione di 170.000 euro per la realizzazione e ampliamento del campo sportivo e i 20.000 euro per la riqualificazione dell'area mercato. Per quanto riguarda invece, se dovessero esserci domande sui capitoli di spesa corrente o altre domande, io e i colleghi assessori siamo a disposizione. Per quanto riguarda la copertura, anche qua mi permetto semplicemente di evidenziare che in sostanza ai fini del mantenimento dell'equilibrio gli incrementi di spesa sono di quasi 205.000 euro. Sono finanziati per 79.000 euro dalle maggiori entrate di parte capitale, 70.000 euro oneri, 1.500 euro donazioni e 7.500 del contributo regionale, quello relativo all'area mercato. Per 2.500 euro dalle minori spese di parte capitale e per 123.000 euro invece applicazione di avanzo, 11.738 di avanzo vincolato e 11.600 euro di avanzo disponibile. Inoltre 100.000 euro di spese di oneri che originariamente erano destinate a coprire spese correnti, credo che questo sia un indice molto positivo, sono stati spostati sulle spese per investimento. Grazie. Interventi? Prego, consigliere Gabbetta. Io vorrei chiedere, l'ho già chiesto in commissione bilancio, i 170.000 euro destinati al campo sportivo, su che base vengono calcolati? Cioè, esiste un progetto? E che e a che livello è lo stadio di progettazione del campo sportivo? Dopo dicevo, se posso faccio tutte le domande, faccio tutta una serie di domande. Ok. Relativamente sempre allo stesso progetto, siccome i 170.000 euro vanno sommati ai 70.000 euro già destinati alla realizzazione del campo in sintetico A5, per la quale c'era stata una variazione di bilancio a giugno che portava la spesa da 40.000 euro a 70.000 euro, quindi 70.000 euro più i 170 sono 240.000 euro da investire sul campo sportivo. È stato fatto l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche? Dopodiché, questi 170.000 euro sono stati inseriti in un fondo pluriennale vincolato? Questi 170.000 euro, anzi 170 più 70, 240.000 euro, sono stati inseriti in un fondo pluriennale vincolato? Finito, posso? Ok, prego. Dopo un'altra domanda dipende dalla risposta dell'assessore. Va bene, prego assessore Rosa. Dunque, il progetto è stato, allora, facciamo una ultima premessa. Il mese di luglio è arrivata una richiesta da parte della neonata società sportiva Valdavona che si è originata dalla fusione delle due società sportive, Longiardese e Fagnano, a fronte anche dell'impennata di richieste di iscrizioni
settori giovanili ci hanno manifestato una difficoltà a andare incontro alle esigenze di tutta questa nuova dimensione e hanno chiesto all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di dare una mano a questo tipo di situazione. Abbiamo subito fissato un incontro e abbiamo cominciato a discutere anche gli elementi progettuali. Il progetto è stato più volte riarticolato e anche parzialmente modificato, è stato fatto anche un computo metrico che attualmente è l'oggetto di questa variazione di bilancio di 170.000 euro. Quindi siamo in una fase di progettazione preliminare. Per quanto riguarda invece il capitolo relativo ai 70.000 euro che inizialmente era di 40.000 euro e poi dopo è stato implementato di 30, ulteriori 30.000, come ho già avuto modo anche di evidenziare in commissione, la collocazione originaria del campo a 5, così come era previsto, purtroppo si è verificato che fisicamente il campo di calcio a 5 dove è stato collocato non ci stava. Quindi siamo dovuti intervenire modificando il progetto a suo tempo valutato e inserito in quel capitolo che si chiamava, se non sbaglio, Sbilanciamoci. L'abbiamo dovuto riposizionare in tutt'altra collocazione e questo ha comportato tutta una licitazione di tutto il progetto. Attualmente, come diceva lei, gli importi previsti per questa rivisitazione generale del campo sportivo sono di 240.000 euro. Tutti quelli che sono gli adempimenti, sia l'aggiornamento del piano triennale che tutti gli altri tecnici, sono tutti quelli necessari già stati effettuati e adesso in funzione di quello che sarà il nuovo bilancio preventivo 2021 e tutti gli altri triennali, tutte queste diciamo, fasi progettuali esecutive verranno tutte inserite. Questo è quanto. Sul fondo prego. Dottor Silvetto, prego, dovrei intervenire. Una precisazione su questo ultimo punto, dicevo l'assessore, nella lettera che stiamo provando questa sera c'è anche la modifica del piano del programma operativo. C'è anche la modifica del programma operativo in questa variazione. Ci sono le variazioni su una modifica del programma opere pubbliche per i 170.000 euro. Il piano triennale è stato aggiornato? Sì, è detto con la delibera. È la delibera. E quindi è stato inserito questo... Sì, ma l'oggetto della delibera infatti riporta variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, adeguamento documento unico di programmazione 2020-2022 perché nel tutto c'è contenuto il programma opere pubbliche per cui si dice che si modifica il GUP nella parte in cui si modifica il programma opere pubbliche che è contenuto nello stesso. Quindi come allegato troverà il nuovo programma opere pubbliche. E quindi è stato, posso chiedere conferma, è stato inserito 170.000 euro perché da quello che ho capito sono due opere tenute separate. D'accordo, 170.000 euro su campo sportivo. Sì, adesso non so, sotto mano la delibera, però ci ho detto la delibera. Perfetto. Dottor Presidente, magari mi può aiutare. È stato inserito in un fondo pluriennale vincolato? No, adesso stavo dicendo il terzo. Le opere pubbliche legate alla delibera. Sì, stavo dicendo, adesso poi la licenza. Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato, in questo momento noi abbiamo stanziato a bilancio la somma intera tutta sulla competenza di quest'anno. A fine anno, nel momento che, se ovviamente l'iter e quindi l'opera avrà un seguito, quindi ci sarà
radiamare. Ci sarà, diciamo, un problema in quadro per poter funzionare. Noi stiamo facendo questa variazione di bilancio, siamo a ottobre, sì, con un progetto non ancora preliminare approvato. Allora, è ovvio che, come ho detto prima, il modo preventivato per poter rimanere, diciamo, su competenza ci deve essere a monte degli anni. Se ci saranno, faremo la variazione in corso a fine anno, faremo la variazione allo spostamento di stanziamento dalla stanziamento di competenza a effettivi. Però questo si può fare nel momento che ci sono stati fatti degli atti a monte. Quindi se non ci sono, attualmente vanno stanziati, è ovvio che se non ci saranno, non ci saranno effettivi. Allora, io vedo il rischio evidente, visto che siamo a ottobre e la chiusura sarà a dicembre del bilancio, e per Gatti una determina, credo che intenda delle determine per l'affidamento dei lavori. Quindi abbiamo 2 mesi per affidare i lavori, altrimenti questi 170.000 euro, ma probabilmente anche gli altri 70, vanno in avanzo di bilancio. Sì. Vanno in avanzo di bilancio, occorre fare il bilancio consuntivo e poi fare la segnalazione. Una precisazione, non deve esserci per forza l'affidamento, deve essere così ci deve uscire, diciamo, la gara, adesso quando si sta in fuori, bisogna uscire l'atto in cui l'amministrazione esprime la volontà di eseguire l'opera, quindi nel senso siamo non ancora nel codice, siamo ancora non al tempo. Poi sono gli uffici che stanno facendo, poi si deve aspettare la fine. Ovvio che se a fine anno non ci saranno questi altri problemi, non si porterà avanti nello stanziamento. Altrimenti i soldi probabilmente li vedremo a luglio. Questo poi dipende da, se dovrei metterlo sul bilancio 2021, ma devo trovare il finanziamento perché non posso applicare subito l'avanzo. Esatto. O meglio, posso applicare per virgolette la... No, è chiarissimo, vorrei che fosse chiarissimo a tutti. Altri interventi? Prego, assessore. Sì, vorrei che fosse chiarissimo a tutti che credo che sarà qualche decina d'anni che i lavori sul campo sportivo non sono mai stati effettuati e credo che sia chiarissimo a tutti che il capitolo sbilanciamoci, non so da quanti anni la prima volta che è stato approvato, quindi forse di che anno è il capitolo sbilanciamoci? Eh? 2018, quindi è già andato una volta in avanzo. No, ma questo lei cerca, consigliere, lei cerca sempre la polemica. Allora, abbiamo. No, io se non trovo assessore, se non trovo. Adesso se è il caso le dico la parola all'interno, però faccia concludere l'assessore. Okay. Non conosce la storia. No, ma allora lei invece non ha rispetto di me che del consiglio comunale. Faccio concludere la cosa, però così è. Allora io facciamo. Grazie. Non riesce. Prego, assessore. Questo si chiama incapacità di ascoltare. Allora. Da voi. Ok. Prego, assessore Rosa. Non so, cioè. No, non ho mai visto una rissa continua su ogni argomento come la innesca lei, guardi che penso, non è, guardi che io è dagli anni 80 che fa parte su io, una rissa continua e dei toni di questo genere ma questa sera è la prima volta che li vedo. È un record. Comunque l'intenzione dell'amministrazione è procedere perché ritiene che questo intervento sia un intervento importante, che va nella direzione di andare incontro a una società sportiva che ha qualche decina, centinaia di ragazzi che andranno ad allenarsi, hanno l'esigenza di un campo di allenamento che possa salvaguardare il campo sul quale faranno le partite e io credo che questo sia un intervento importante. È una sfida per questa amministrazione, lei è scettico, per amor di Dio, quando sarà il momento ognuno farà le sue valutazioni e si vedrà il risultato. Io ribadisco che
questa variazione di bilancio è una variazione importante, perché la nostra intenzione è quella di procedere con questo progetto. Prego, consigliere Garresso. Adesso se vuole può replicare. Vedi, assessore, mancano 2 mesi. Io aspetterò 2 mesi e vedrò i risultati. Sarà semplice. Però fino adesso i risultati purtroppo li ho visti in questo anno e mezzo di vostra amministrazione. E questa sera sono arrivati dei nodi importanti al pettine, di cose veramente assurde. E per quello che avete nervoso? Anche l'amministrazione mi sembra molto nervosa. Vi vede nervoso? Ma non lo so, state facendo una pista ciclabile su terreni privati. Allora, state facendo. Stiamo parlando. Se vuole utilizza il suo discorso, però rispondendo a quanto affermato dall'assessore, se no do la parola al consigliere Romi. Prego, consigliere Romi. Anche un punto, intanto ringrazio il dottor Cisvento per la risposta rispetto ai rimborsi che sono andati, quindi ha chiarito questo, e rispetto a quel punto va preso la lungimiranza, visto che è un capitolo di spesa preventivo, chiamiamolo così, e ci riferiamo ai rimborsi che sono stati dati alle persone che avevano anticipato le rette scolastiche o di trasporto. Ma io mi volevo soffermare invece sui 20.000 euro per la riqualificazione dell'area mercato. Non so se può aiutarmi l'assessore Rosa o... No, sempre lei. No, volevo solo più semplicemente rifare la domanda che ho fatto in commissione bilancio in quel caso. E quindi se in quello stanziamento è previsto anche la posa di un serbatoio per il recupero dell'olio esausto. Cioè, allora, intanto è stato stanziato con una motivazione diversa, però tanto che stiamo facendo i lavori, la mia domanda era, a quel punto provvederemo anche a portare a termine la mozione che fu approvata a suo tempo? Quindi quello che le chiedo è se è previsto anche quell'intervento. Prego, professore Bossi, rispondere. Sì, allora, sono 2 cose diverse. Questo è l'intervento che serve per qui modificare l'area del mercato, nel senso che viene leggermente ristretta la viola centrale per dare più spazio e più agio sia agli ambulanti da un lato e dall'altro per allargare la fascia di camminamento pedonale, appunto andando incontro diciamo alla nuova normativa Covid da un lato. Dall'altro serve sempre per evitare sia l'assembramento della dell'utenza che distanziare meglio le bancarelle una dall'altra, quindi questo è l'intervento in maniera sommaria. Quello che invece dice lei è un altro intervento legato con la mozione e è stata sentita Agest per trovare una soluzione migliore, perché non si vorrebbe, anche alla luce delle ultime cose successe, avere poi creare luoghi poco decorosi in pieno centro, perché lì comunque è vicino alla casetta dell'acqua, e o si trova una soluzione che sia effettivamente utile, che riesce a mantenere un certo decoro e pulizia, perché un conto è rovesciare plastica fuori al progetto, un conto è trafficare con l'olio un po' come gli indicati. Non si vorrebbero ripetere casi del genere, quindi è tenuto in considerazione e si sta cercando di capire appunto come meglio provvedere anche a quello e non solo a quello. Prego, consigliere Romi. Sì, ero cosciente che fossero 2 interventi diversi, ma tutto questo discorso della problematica di un eventuale sversamento piuttosto che era già stato affrontato a suo tempo quando siamo andati a decidere come Consiglio Comunale di approvare quella mozione, quindi quando abbiamo deciso di dover mettere questo recuperatore d'olio in buona sostanza. Quindi pensavo fossimo già in una fase più avanzata. La mia
domanda era più semplicemente, visto che stiamo mettendo un'area sotto lavori, forse era opportuno, anche magari per un piccolo risparmio economico, tanto che si stanno facendo dei lavori, fare anche quegli altri tipi di lavori. Però se siamo ancora in fase di, come a poco fa detto lei, assessore Bossi, ne prendo atto. Proprio perché sono due interventi separati, da un lato si cerca la garanzia per evitare alcune situazioni, dall'altro invece si va a toccare solo il corpo e l'arretramento della rotonda centrale e sono due piani totalmente separati. Ok, altri interventi? Ok, perfetto. Allora passiamo alla votazione per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari, due contrari, e i consiglieri astenuti, uno, il consigliere Barone. Allora, siccome la deliberazione è immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per immediata esecutività, chiedo di rivotare l'alzata di mano. I consiglieri favorevoli, i consiglieri contrari, 2, e i consiglieri astenuti. Okay. Consiglio comunale finito, ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione di cui qui presente. Buona serata a tutti. Thank you.